Sony RX100 Mark VII, uno dei modelli più longevi di casa Sony. Siamo arrivati alla versione numero 7. C'è un motivo? Beh sì, alta qualità, ma al tempo stesso un costo davvero molto alto. È uscita da diversi mesi, io l'ho provata il giorno dell'uscita, sì, il giorno dell'uscita andai ad acquistarne una, ed era il giorno anche tra le altre cose che partì per le ferie, per portarmela in vacanza, per testarla. Ora, non ce l'ho qui con me perché sto registrando questo video dopo un po' di tempo, avevo preso i miei appunti su quello che era la resa di questa camera e ho visto il materiale che è uscito da questa camera, sia video che fotografico. Non ce n'è per nessuno. Davvero sono i soldi meglio ben spesi per una compatta. No, ma assolutamente non c'è neanche da pensare. Sulla scelta di una compatta io consiglio solo ed esclusivamente per ora quella come migliore. Poi naturalmente ce ne sono altre, c'è la Canon G7X Mark III che è una gran macchina, la proverò presto, ma la Sony per ora sulla carta le batte tutte. Un'ottica 24x240, facevo praticamente di tutto, luminosissima. Corpo camera leggero, certo un po' delicatuccio perché è sempre lo stesso corpo purtroppo, con un flip screen che per quanto possa essere rigido purtroppo a me sa sempre molto di delicato, ecco. Ed ora che hanno messo il jack per il microfono è diventato tutto davvero fantastico perché ci si possono fare dei vlog perfetti. È una camera ottima, con un ottimo grandangolo, un ottimo zoom, piccolina, con un jack per le cuffie. Certo, non abbiamo la slittina per poter attaccare il microfono sopra, ma ci sono tantissime alternative. Ho un rig da mettere attorno con la slitta di lato, oppure ho trovato su Amazon, e vi lascio qui sotto il link in descrizione, un microfonino piccolino col jack da 3,5, che si attacca vicino, si gira e si punta verso di noi. Ed è un ottimo microfono, funziona davvero bene, non costa nulla. Tra le altre cose non ho più quella camera perché poi sono passato oltre e volevo soltanto provarla, ma quel microfono l'ho conservato e lo utilizzo spessissimo per le mie cose. Lo attacco vicino al telefono, io che ho ancora il jack per le cuffie, lo attacco vicino al telefono per registrare un audio migliore. Io penso che le immagini parlino molto più di quanto io possa dire. La mia vuole essere una veloce opinione su questa camera, perché la scheda tecnica potete tranquillamente trovarla online. Io voglio parlarvi della sua usabilità. Comoda, batterie durano poco, ma si può, spendendo poco, avere un carico di batterie decente. Io mi sono trovato molto bene, la mia esigenza naturalmente era altra, quindi non l'ho più con me, ma se dovessi consigliarla, sì che la consiglierei. Le immagini sono fantastiche, lo stabilizzatore, il sensore stabilizzato, il sensore da un pollice, abbiamo un ottimo grandangolo, un ottimo zoom, la possibilità di registrare un ottimo audio, un flash all'interno, un viewfinder su una compatta. Cosa si vuole di più? Uno schermo reclinabile, flippabile? C'è tutto, praticamente c'è tutto per il digital creator. Questa è la camera per chi vuole iniziare da un pochino di budget in più. Questa è la camera che comprerà, metterà nello zaino e non la toglierà mai più. Questo ve lo garantisco perché è una camera che durerà per tanto tempo. Di sicuro l'anno prossimo uscirà la Mark 8. Ma per esempio oggi io non vedo la differenza con la Mark 6 se non per il jack per le cuffie e qualche piccola altra modifica. L'autofocus è sempre più performante, è una piccola A9 questa RX100 Mark 7. La A9, per chi non lo sa, è l'ammiraglia di casa Sony, è quella con l'autofocus più performante. Il nuovo sistema di autofocus deriva da quello. Ma per fare video o fotografie familiari o fotografie che servano, dove non c'è per forza bisogno di un autofocus super velocissimo, c'è anche la M6, che è ancora un'ottima macchina. L'unica cosa che mi dispiace è il fatto che ogni anno ne esca una diversa, quindi il prezzo potrebbe calare leggermente. Forse vi consiglio di aspettare l'anno prossimo l'uscita della M8 per procurarvi una M7, perché è una camera bellissima. Insomma, io spero che questa piccola recensione della M7 vi sia piaciuta. Ho dato poche informazioni, il mio voleva essere più un darvi la mia opinione, che l'ho utilizzata proprio in un ambito dove doveva essere utilizzata, ossia quella delle vacanze. Se consigliata per i videomaker, sì, da vedere in borsa. Se consigliata per i creators digitali, sì, assolutamente sì, perché proprio la camera per il creator digitale nasce proprio per quello, special modo poi
perché ha il grippino per poter vloggare, che è fantastico, che funge anche da cavalletto. Unico grande neo, il costo è elevatissimo. Unico grande neo. Ma si può trovare usata, si può aspettare l'anno prossimo, così il prezzo scenderà un pochino, ma è un gran corpo macchina. Per me, la regina delle compatte. Insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.